2010, ci ritroviamo ogni anno puntualmente qui al Privilege, mai ci ospita, siamo tanto affezionati, ci troviamo molto bene non solo nelle nostre serate danzanti ma anche il saggio di fine anno della scuola Lady Frenzy, ormai è un classico qui presso questa discoteca. Bene, noi abbiamo voluto aprire con un pezzo particolare, era Waka Waka, dedicato ai nostri mondiali, speravamo che potevamo sbandierare l'Italia in maniera più centrica, in maniera più euforica, però ci è toccata questo, la sorte ha voluto così, pazienza. Bene, noi stasera non ci dilunghiamo moltissimo perché il saggio è ricco di tanti numeri, di tanti balletti, quindi vogliamo cercare di contenere tutto in poco tempo, il miglior tempo possibile, sperando anche che il tempo sia abbastanza propizio con noi, visto che fino a poco fa pioveva. Ricordiamo soltanto che la scuola di ballo Lady Frenzy, lo sapete tutti, si trova a San Brunello e non solo, anche a Melito, i corsi aperti a tutti di balli sociali, di danze. Domenico e Valentina, Davide e Francesca e poi ancora. Grazie.
è un grande valore viennese, e ringraziamo anche, ci salutiamo anche Carmela e Leonora, che magari il prossimo saggio Fendegne. Fendegne. Vai Fernando. Direttamente nel 2011, comunque avrebbe potuto fare anche il 2011, risulta sempre più che soddisfacente. Grazie ancora a Lilli, sempre mambo italiano, ma questa volta jive. Che se tu guarda a me, me ne mora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guardi così, si pure tu ti senti morire. Lasciamo la coppia, per favore, non di gruppo. Bene, ancora. We'll be right back.
sociali, ma non sono questi balli sociali, sono dei veri balli di danza moderna, perché come avete notato i balli sociali sono quelli che sono coreografati rispettando il ritornello, parte musicale o frase, mentre le coreografie varie sono appunto dei veri balli moderni. Una bellissima interpretazione delle nostre piccoline, le chiamiamo subito in pista. Le danze argentine e un po' di valzer viennese, quindi un mix. Ancora un grande applauso e facciamo partire così la base. Grande show con questa musica, con la tempistica uguale ovviamente tutti e due balli, show dance. Noi li ringraziamo e li rivedremo quindi tra pochi e ritornano, vediamo che si posizionano in pista. Primo intervento di uno dei balli delle danze argentine, la milonga. Thank you.
corazón. Estudió la fisicografía, la retórica cursó en un mes. Del violín conoce la armonía y además un poquito de francés. Nunca tuvo amor, ni un amargo sin sabor, pero busca un hombre que le diga que es amor. Yo no sé por qué comenzó la desgracia de una gran pasión a una niña que inocente sueña y que tiene miedo de un rato. Insieme, grande applauso, Milonga. Allegria allora che trasmettono questi lì. Note di questo tango, con un grande applauso a Francesca e a Pino per la loro interpretazione delle danze argentine, in particolare tango argentino. Noi li rivedremo ancora più tardi per quella che sarà poi la loro ultima esibizione. Trattasi di dance standard slow foxtrot. Più difficile.
le mani, sentiamo insieme, attento! The slow pop start. Francesca Surace e Giuseppe D'Acri concluderanno ora subito dopo con il tango, altro ballo delle danze standard. E intanto io vi ricordo il programma settimanale del Privilege, le serate quindi danzanti, che si parte dal martedì sera. Quanto riguarda sia il martedì che il giovedì, l'ingresso è libero con obbligo di almeno una consumazione. Poi il mercoledì sera, proprio questa volta, trattasi di tango. Le loro uscite a suon di tango. Dance Ardenne.